do la parola ad Andrea Campinossi, presidente di Avviso Pubblico, sindaco di Certaldo. Nel dargli la parola ringrazio tantissimo Avviso Pubblico per aver condiviso questa scelta, per aver messo nel nostro percorso di formazione questo appuntamento e questo incontro con gli amministratori, anche una parte degli amministratori del nostro Veneto. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro. Tra parentesi, devo dire che gli amministratori non sono semplicissimi da coordinare, ma è una nota di colore perché sappiamo quanti sono gli impegni e i problemi che ogni giorno oscillano o arrivano sul tavolo dei sindaci e degli assessori. Quindi ringrazio in particolare Giulia, Neva e poi Sandra e Lucia, che sono due collaboratrici che in questi 9 anni hanno dato davvero tanto, perché hanno condiviso la mia presenza, quindi devono aver dato davvero tanto, come dicono. Io chiaramente mi unisco ai ringraziamenti che ha fatto Claudio Piron, le amministrazioni locali che ci ospitano, quindi il sindaco di Regione, il sindaco di Castellavazzo, il vice sindaco di Erto, alle collaboratrici e collaboratori che ci hanno consentito di essere qui oggi, che già citava appunto Claudio. Poi devo ringraziare anche la Fondazione Vaillant, nella figura del suo direttore generale, il dottor Alessio Riccardi, e poi Giovanni Danielis, appunto il consigliere comunale Pungarone, che così gentilmente si è, come dire, messo a disposizione per far conoscere anche noi, anche a noi che veniamo da più lontano, la storia della, di come si è coltivata anche la memoria di questa catastrofe che ha colpito la nostra terra. Noi siamo qui, oggi è l'ultima giornata della nostra presenza in questa terra, perché con il Comune di Padova un po' di anni fa abbiamo costruito un accordo per l'utilizzo della Casa Alpina, ex colonia del Comune di Padova, appunto la Calalzo di Adore. Per noi come organizzazione fu, ed è ancora, un impegno molto importante. Veniamo qui come organizzazione sostanzialmente tutti gli inizi di settembre per fare un seminario interno di preparazione rispetto alla campagna, alle iniziative che portiamo avanti durante l'anno sui temi della formazione civile, della legalità e del contrasto alle mafie. Ma quando decidemmo, come dire, se l'operazione aveva senso, non nascondo che uno dei motivi è poi alla fine ci fecero dire di sì fu anche perché si trovava vicino appunto a questo luogo che è stato appunto, come hanno detto i colleghi che hanno ricevuto, tragicamente segnato da una incredibile sequenza di omissioni, di illegittimità, di irresponsabilità che hanno poi appunto consentito che in questo territorio si verificasse questa catastrofe. Appunto, vedevamo al cimitero, nel memoriale che si trova all'inizio, non come scritto in un giornale di allora, se non vado errato il titolo era Natura Cattiva, una cosa di questo tipo, non c'entra nulla la natura, lì è stato appunto un prodotto di una serie appunto di illegalità, di illegittimità, di irresponsabilità che hanno una sola matrice che è quella, che è quella. E per un'organizzazione come la nostra, che cura nel nostro impegno di amministratori locali, appunto, lo stare attenti, il sentire grande la responsabilità nei confronti delle leggi, lo diceva Claudio, ma anche nei confronti dei beni comuni, anche nei confronti del coltivare la memoria della cultura delle nostre comunità, questo luogo appunto ci parlava, ci diceva tanto. Ed è appunto in occasione del 50° che per questo motivo non solo allora decidemmo di aderire alla proposta del Comune di Padova per l'utilizzo della Casa Alpina di Calalzo, ma poi quando Claudio Piron, il coordinamento regionale veneto della nostra organizzazione, ci ha proposto quest'anno l'attività con una giornata di memoria e di riflessione, appunto il ricordo di questa terribile
catastrofe, immediatamente in presidenza nazionale abbiamo deciso di aderire. Devo dire che siamo anche molto, molto, molto soddisfatti della straordinaria partecipazione che c'è di amministratori veneti, ma che vengono poi anche da tante altre regioni del nostro paese. Questo per noi è importante per due motivi, e vado velocemente a concludere. Il primo motivo è che anche questo segna pesantemente la nostra organizzazione. Noi coltiviamo costantemente la memoria, non come una pratica di ossequio doveroso, ancorché doveroso, rispetto a fatti tragici che hanno segnato la nostra storia, ma come dire, pratichiamo la memoria perché attraverso la memoria vogliamo che si parli al presente e ci sia una maggiore assunzione di responsabilità nell'operato di ciascuno di noi. E allora vedere tanti sindaci che poi rappresentano la propria comunità, che si impegnano, che parlano negli istituti scolastici, che si occupano di educazione, per noi è un fatto particolarmente positivo, perché vuol dire che allora sì, ci sono tante energie positive anche nella politica, posso questo però il mio intervento, che sentano questa responsabilità, che vogliono coltivare la memoria come impegno e che amano frequentare quei luoghi del nostro paese dove appunto tangibilmente si vede come le responsabilità, l'illegalità, l'illegittimità, ma qui torno al modo giusto in cui ho iniziato l'audio, laddove il denaro la cura meglio sull'interesse generale e sulla tutela dell'ambiente e della dignità delle persone, hanno appunto fatto in modo che il nostro presente abbia questi connotati, e noi appunto ci si impegni per fare in modo che proprio a partire da questi luoghi si abbia un più alto livello di assunzione, di impegno, di responsabilità, perché queste cose non accadano più e anche il modello di sviluppo del nostro paese possa andare avanti su una strada, su un binario di direzione. Noi queste cose le facciamo in tanti luoghi, le facciamo anche attraverso manifestazioni, penso a quella che tutti gli anni organizziamo con Libera, la giornata nazionale della memoria e dell'impegno, che quest'anno abbiamo fatto a Firenze in memoria appunto della strage di via di Girocofoli, quest'anno erano i 20 anni, dove appunto ricordiamo le vittime, in quel caso delle mafie, le vittime di chi ha messo il malaffare e l'arricchimento al di sopra dell'interesse generale e appunto in quel caso anche con la violenza e come dire, la barbarie omicida umana, e poi l'abbiamo fatto anche in tanti luoghi. E mentre questa mattina ero sulla diga, io devo dire che c'ero già stato personalmente in maniera singola con la mia famiglia, ho avuto come dire un rimando al luogo dove noi siamo stati 2 anni fa. In occasione della festa nazionale che noi abbiamo fatto a Corleone. In quell'occasione noi siamo andati a vedere il luogo dove fu ucciso e disciolto nell'acido Giuseppe Di Matteo. E quando eravamo lì, come è accaduto questa mattina, gli amministratori, i colleghi, tutti noi, eravamo pervasi da un profondo silenzio. Perché in un periodo in cui si discuteva con la mafia si convive, con quello se andare in quel luogo ti dava la dimensione di come nei confronti della mafia tu, come dire, non puoi da essere umano che opporti in maniera radicale. Ecco, io penso, questa mattina l'ho provato mentre camminavamo sopra la diga, che un luogo come questo debba spingere ciascuno di noi innanzitutto al silenzio, al cercare di fare un esame su tutto ciò che fa, se il potere che esercita tutti i giorni fa correttamente, diceva il sindaco di ieri, il proprio dovere nell'interesse collettivo, e poi indubbiamente non può che come reazione alzare la voce nei confronti di tutti coloro che provano a anteporre l'interesse finanziario, economico, nei confronti della tutela dell'ambiente e del rispetto della vita delle persone. E questo, ecco, mi piace. Fa
fa un grande piacere appunto poterlo condividere con tanti amministratori, perché questo, ed è la seconda riflessione che volevo condividere con voi, è al nostro modo di vedere un messaggio importante che noi diamo anche al nostro paese. Inutile nasconderci. Viviamo in un momento in cui chi come noi, donne e uomini, impegnati nell'istituzione locale, indipendentemente dalla parte politica, lista civica, insomma, si trova in una situazione paradossale in cui costantemente ci viene detto tanto siete tutti uguali, tanto corruzione, malaffare, siete tutti conniventi. Noi non ci stanchiamo mai di dire che non è così, che non siamo tutti, che indubbiamente c'è una parte della politica malata nel nostro paese, ma i primi avversari di questa politica malata nel nostro paese sono le tante donne, i tanti uomini che senza alcun tipo di privilegio, anzi vivendo con un senso del dovere maggiore il proprio incarico istituzionale, si mettono a servizio delle proprie comunità, ce la mettono tutta, stanno in silenzio nei luoghi della memoria e alzano la voce quando vedono ingiustizie, quando vedono l'ambiente che circonda le proprie comunità, in cui sono inserite le proprie comunità, violentato da interessi esquisitamente finanziari, che gridano quando vedono il proprio territorio che viene attraversato da fenomeni come la malavita organizzata, che mettono a repentaglio la pace, la convivenza civile, il modello di sviluppo economico della propria comunità. Quindi ci fa veramente un grande piacere essere qui numerosi, noi vi ringraziamo di cuore perché la vostra presenza qui, oltre a essere un atto di memoria, di responsabilità e di impegno nei confronti delle vittime del Vajont, è anche un bel messaggio di speranza per tutte le nostre comunità e più in generale, io penso, per il nostro paese, per dire ancora che c'è un bel pezzo di politica, di amministratori locali che fanno in maniera seria il proprio dovere, che sentono la responsabilità di tramandare la memoria, che sentono la responsabilità di richiamare tutti al proprio dovere, al proprio impegno, facendolo con un grande senso di umiltà e un grande senso di servizio nei confronti dei propri cittadini. Grazie.